Ciao astronauti e ciao astronaute, benvenuti in questo nuovo video. Allora, scusate se questo video esce di lunedì, ma purtroppo domenica non siamo riusciti a farlo uscire il video perché la connessione non andava, però io vi prometto che cercherò di fare il video anche in settimana, farò il video anche sabato, ma anche anche al martedì e al giovedì. Vi prometto, se riesco lo faccio. Comunque, oggi si parlerà di cosa c'è dentro la Terra. Direi di non perderci in chiacchiere e di iniziare subitissimo. Se si potesse aprire la Terra, si scoprirebbe che è costituita da strati distinti e sovrapposti, come quelli di una cipolla. La Terra è costituita quasi interamente da rocce e metallo. Quando il pianeta si stava formando e il suo interno era in gran parte fuso, i materiali pesanti come i metalli precipitarono fino al centro. Mentre quelli più leggeri, come le rocce, si depositarono al di sopra. Oggi l'interno della Terra è in prevalenza solido, ma è ancora molto caldo, con temperature fino a 6.000 gradi nel nucleo, che perciò è più caldo della superficie del Sole. Questo calore intenso fa muovere lentamente l'interno del pianeta. Adesso vi parlo della crosta. La parte più esterna della superficie solida della Terra è la crosta, profonda appena poche decine di chilometri. Le sue zone più spesse formano i continenti, mentre le zone più sottili costituiscono il fondale degli oceani. Vi parlo del nucleo interno. La parte interna del nucleo è di metallo allo stato solido. Qui la pressione è tanto elevata, con ferro e nickel rimangono allo stato solido malgrado il calore intenso. La temperatura è di circa 6.000 gradi. Poi c'è il nucleo esterno. Circa 3.000 km sotto la superficie terrestre vi è il nucleo del pianeta, costituito da ferro e nickel incandescenti. Il nucleo è così caldo che il suo strato esterno è fuso e soggetto a un moto vorticoso che genera il campo magnetico terrestre. E vi parlo anche del mantello. Sotto la crosta vi è uno strato di roccia con uno spessore di 2.900 km, chiamato mantello. Il calore del nucleo ne rende parzialmente fusa la roccia, che nell'arco di milioni di anni si agita lentamente, come una densa melassa, facendo muovere la rigida crosta sovrastante. E infine vi parlo dell'atmosfera. L'atmosfera terrestre ha 5 strati, ma solo quello inferiore contiene nubi scusate, e aria respirabile. Gli aerei volano sopra le nubi dell'aria terza della stratosfera. Poiché si dissolve gradualmente, l'atmosfera non ha un limite superiore, ma il confine tra l'atmosfera e lo spazio è stabilito a 100 km di altitudine, ossia nella termosfera. Se riesco vi metto l'immagine raffigurata nel libro. E niente, per oggi è tutto. Speriamo che il video vi sia piaciuto. Se sì, lasciate like e iscrivetevi. E vi lasciamo i nostri profili social o giù in descrizione, oppure ve li mettiamo alla fine del vi mettiamo le immagini alla fine del video. E niente, noi se riesco vi prometto che, visto che oggi è lunedì e il video esce lunedì, faccio il video direttamente per giovedì. E niente, noi ci vediamo giovedì, è strano da dirlo, e ci vediamo giovedì con un prossimo video. Ciao!